Marco Travaglio, che l'altro giorno ha scritto un editoriale di fuoco, perché dice Zurlo: più passa il tempo, più si scoprono le doti nascoste di Bettino Craxi. È da riabilitare? Beato Zurlo che le vede. Beh, intanto non si è mai visto in Europa uno che è stato presidente del Consiglio e segretario di un partito che scappa all'estero per sottrarsi alle sentenze del suo paese, che credo che l'abbia fatta soltanto Fujimori in Perù, una cosa del genere. È un signore che è morto latitante con due condanne definitive per prescrizione e finanziamento illecito a 10 anni e con altre sentenze provvisorie che lo condannavano ad altri 14 anni e mezzo. Se fosse tornato in Italia sarebbe finito dentro e avrebbero buttato la chiave. Io non so che cosa ci sia da riabilitare, ma io ho fatto un pezzo l'altro giorno al netto delle tangenti, al netto dei 3 conti svizzeri, al netto dei 40 miliardi di lire che c'erano sui conti personali di Craxi per le sue spese personali, e ho esaminato il Craxi politico di cui molti hanno nostalgia. Il Craxi politico è peggio del Craxi imputato, ne ha fatte di tutti i colori. Zurlo ricordava Sigonella. Sigonella è una vergogna, perché terroristi palestinesi avevano sequestrato una nave italiana, la Achille Lauro, avevano assassinato un anziano ebreo paralitico sulla carrozzella, Leon Klinghoffer, avevano buttato il cadavere in acqua lasciando la scia di sangue sulla chiglia della nave. Craxi si è messo d'accordo con Arafat per garantire l'impunità al capo della banda che aveva fatto quello scempio, Abu Abbas, che è stato sottratto agli americani nella base di Sigonella con l'impegno di processare in Italia, poi è stato caricato su un aereo militare regalato al maresciallo Tito, che lo ha a sua volta regalato a Saddam Hussein. E quando è stato preso Saddam Hussein dagli americani nei primi anni 90, hanno trovato Abu Abbas ospite di Saddam Hussein in una villetta alla periferia di Baghdad. Questa è la politica estera di Craxi, il quale riuscì a schierare l'Italia in alleanza con i generali argentini, quelli dei desaparecidos, isolando l'Italia in Europa, perché tutto il resto d'Europa stava con la democrazia britannica della signora Thatcher nella guerra delle Falkland, e noi eravamo amici dei generali argentini. Se questo è il politico che dobbiamo rimpiangere, io non ho nulla da rimpiangere, e penso che sia il caso di lasciarlo riposare in pace, perché non ha nulla da insegnare ai politici di oggi, se non le cose